Complimenti veramente, l'anno prossimo 3000, stiamo facendo costruire il palazzetto, vedete, per fare le strade più grandi. Che cos'è quella costruzione? Che cos'è? La casa tua, di là. Sta facendo la casa la grande, va bene, che bello, Palapita! Ma come si chiamano gli abitanti di Palapita? No, il nome, uno a uno voglio sapere, come si chiama? Luigi, Alfredo, Marco, Tommaso, che bello, 12 anni di voodoo. Finalmente con il Mudo, insomma, al completo, noi siamo qua in questa bella piazza per passare una magica serata insieme. Staremo assieme fino all'alba di domani, amici, fino all'alba. E assai? Un paio d'ore ce ne andiamo, dai, un paio d'ore. E ne vedremo veramente delle belle. Pensate che in questi 12 anni di Mudo abbiamo messo in scena, abbassiamo un po' troppo e non ci illuminare, creiamo, ecco qua, la giusta atmosfera. Oh, mi sento più caldo. Oh. Alziamo un po' le luci, alziamo. Abbassiamo apposta. In questi 12 anni di Mudo abbiamo messo in scena 3000 barzellette sceneggiate, 3000 barzellette sceneggiate, che poi molte barzellette sono cose vere, vengono fuori da cose realmente accadute. Anche oggi al bar, lì, per esempio, appena sono arrivato, il presidente mi ha portato lì al bar, ho trovato una persona, Madonna, Uccio, io ti vedo tutti i giorni, fatti vedere, Madonna, sei diverso da vivo. Io mi sono grattato, c'è normale, che da morto sarò più orizzonte, non si dice da vivo, dal vivo. Molti fanno questi errori che uno non se ne accorge. Le cose che abbiamo visto noi per strada, non avete un'idea, noi vediamo delle cose per strada che poi le vediamo, diciamo, questo potrebbe essere una barzelletta. Per esempio, un'altra cosa che mi dicono sempre, sapete qual è? Ma no, ciao Uccio, a proposito Uccio, ma tu come ti chiami? E cazzo, musiti! Vedi che strano, ciao Uccio, e tu come ti chiami? Mica dico ciao Luigi, come ti chiami? Invece vado, ciao Uccio, come ti chiami? Lo voglio dire pubblicamente, lo dico a tutti, il mio vero nome è Uccio, per fortuna mi chiamo Uccio. Perché sai, quando c'è fuori un manifesto c'è Uccio, sembra un nome d'arte, un nome artistico per il lavoro che faccio, è azzeccato anche quando stavo nei villaggi turistici. Come si chiama l'animatore Uccio? È il vero nome? No, è sempre Uccio. Io per esempio, se avessi fatto un altro lavoro, per esempio se fossi diventato medico, dottor Uccio, stava male, dottor Uccio. Io avvocato Uccio. Immaginate, io notaio Uccio. Invece no, per il lavoro che faccio è azzeccato. Secondo me invece ci sono delle persone che hanno, da bambini hanno un nome che poi quando crescono, per il lavoro che fanno, non è azzeccato. Secondo me, per esempio, un'amica mia si chiama Immacolata e faccio la prostituta, cioè. E padre, tu mi puoi capire, se l'avessi saputo, che il mo fa ride, poi però Uccio, sentito. Oppure per esempio un amico mio Candido si chiama Candido e fa lo spacciatore. E dai, non è. Se l'avessero saputo che dov'è, non l'avrebbero chiamato Candido, non l'avrebbero chiamato Immacolata, è così. Un amico mio Bruno si chiama Esperanza, ma con capello c'è. Sono un personaggio che non ha bisogno di presentazione, ma visto che siamo qui per questo, Uccio De Santis, che è la barzelletta. Certo che da 12 anni le barzellette hanno preso possesso della mia vita, del mio lavoro, e da quando la sai l'ultima nel 97 partecipai vincendo il premio Granieri, poi abbiamo pensato, è un'idea molto semplice, nata così in un niente, anziché raccontare le barzellette, farle diventare dei cortometraggi. È stata un'idea vincente ed è nato così il Mudo 12 anni fa. Infatti, quali sono i vostri progetti futuri? Girare nel Salento o anche fuori dal Salento? Beh, il nostro territorio, prendo un po' il sud Italia, Puglia, Molise, Basilicata, da un annetto anche in Calabria, e quindi cerchiamo di coprire tutte le nostre regioni alternando gli spettacoli sia qui in Salento che ovviamente in Capitanata, in Molise, in Calabria. In Salento però c'è da aprire una piccola parentesi perché ci vogliono bene, abbiamo registrato tanto dei nostri programmi qui nella zona vostra e quindi ci veniamo ben volentieri. Io dico sempre durante gli spettacoli che facciamo forse più serate nella vostra zona che nella nostra provincia di Bari, quindi immagino un po', quindi grazie amici perché ci volete bene, ci seguite da una vita e continuate a farlo. Dai nomi vengono fuori le barzellette, oppure per esempio i biscotti, le merendine, prima si chiamano biscotti e merendine, adesso tutti questi nomi strani, sacco di tegolini, galletti, amico mi ha fatto le nuove fette biscottate, le piastrelle chiamate. Vedi che, oppure per esempio l'altro giorno al supermercato con mia moglie, mano a mano,
dici, sai, volevo dei biscotti, cosa vuoi, le coccole, i baci, le tenerezze, le abbracci, poi c'è proprio cominciato, non ne parliamo più. È imbarazzante quello che viene fuori, i nomi dei preservativi, dai ragazzi. Andate in farmacia domani, andate a vedere come si chiama, sette bello, uno, sette bello. Adesso invece sento, preservativi, sento, nudo. Secondo me la scatola è vuota, nudo. Jeans, il preservativo si chiama jeans. Disse un amico, sono andato in farmacia, comprati il jeans. E dove sta? E lo sta facendo accorciare, che è troppo lungo, cioè. Vedi che cosa viene fuori, state attenti ai nomi. Le mani al ritmo, sulle braccia, andale. Non vi sei, guardate in foto, dai, tutti. Corre, Umberto? Umberto, il nostro amico Salvatore ci sta facendo questa intervista che andrà in onda sul web. Eh? È pericoloso. Come pericoloso? Cioè il web, presente il web? No, il web. Web. Ma da web. Il web, non è Maria. No, web. È passato. Ehi. Cameriere, che lo so. No, perché Umberto ci sono molte persone, ilari. Si è vestito come cameriere, quindi. Forti la birra! L'attore stasera tutti vogliono fargli fare il cameriere, non è a te Umberto, non ti preoccupare, ci saranno case il mio. Perché la pizza? Perché la pizza? Perché l'apis, perché l'apis? Il palcoscenico è già occupato da molti comici. Quanti comici che ci sono? Quindi preferisco fare il cameriere. Va bene. Umberto, come ti sei trovato tu che sei cameriere a fare il comico nella compagnia di Uccio? Ma cioè, diciamo, è stata una cosa di beneficenza, diciamo. Ecco. E un giorno ho servito il gelato a Uccio. Ecco, no, come lo servi bene. Vieni ogni tanto, vieni. Siamo... E da quel giorno è rimasto. Ho capito, no, io invece facciamo un po' le persone serie. È difficile per noi fare le persone serie. Comunque. Io invece ho conosciuto Uccio qualche anno fa tramite un suo ex agente e disse, ma tu c'hai proprio una faccia di San Bernardo, proprio vabbè, non possiamo dire allora che faccia di San Bernardo, perché non vieni a conoscere Uccio? Qui mi lascia presento. La statale, mi e quindi ho lasciato il palo sulla statale, ho detto, vado a trovare Uccio, e così abbiamo cominciato nel nostro tour giro per tutta la Puglia, troviamo sempre la maniera di passare dalle statali e salutare le sue colleghe. Ditemi una cosa, ma sono vere queste cose che voi, le barzellette nascono anche da fatti veri, da fatti concreti? Ma infatti Salvatore dure, poi c'è è proprio cose. Quello che accade, di solito succedono delle cose simpatiche in qualsiasi occasione, quando tu vai al ristorante, vai a fare la spesa, vai dal dottore, ti ferma per strada una pattuglia dei carabinieri, insomma, e quelle sono cose che noi inseriamo e noi le prendiamo e le mettiamo in televisione, che ci vuole? È chiaro. Poi tutto il resto lo fanno le facce. No, tutto il resto è noia. Tutto il resto è noia, oddio. Allora salutiamo i nostri amici e ci vediamo prossimamente. No, che stai? Dirò che stanno in giro. Sono nel web. Vabbè, sta sporco. Non sta sporco. Vedi come è pulito. Almeno ti vedono esattamente come sei. Esattamente come sei. Meglio che non ti vedono. A te. E ci vedremo quest'estate come sempre in giro per il Salento. Vi aspettiamo nelle piazze. Buon divertimento. Aspetta che c'è Giacinto che vuole salutare. Volevo dire agli amici di Intelligente Web che la voce fuori campo era la mia. Sì, quindi tutte le fesserie che avete sentito le ha dette lui. Compresi il palo dove lavorava lei. Ciao a tutti! Ciao! Ma vi dà accudo? No, è strano. No, è la scelta.